Bella a tutti, Fortniters, benvenuti su LeonTube. Purtroppo i rumors dell'online, dei server online alle ore 12 non era corretto, ma a quanto pare la Epic ha riscontrato diversi problemi nella totalità del gioco che sta cercando ovviamente di ricevere. Secondo alcuni leaker, i tempi di natività dovrebbero terminare presto. Questo è un messaggio che girava a mezzogiorno e 30, anche se sappiamo, sempre verso quell'ora giravano dei messaggi in cui l'Epic Games stia indagando su un problema che causa la comparsa di armi in bassa qualità di rendering dopo averle equipaggiate dallo zaino. Questo dovrebbe riguardare tutto il gioco. Inoltre, su Salva il Mondo c'è un problema in cui i giocatori vedono uno spazio tra la testa e le spalle sui personaggi del comandante quando si muovono. Quindi, degli aspetti grafici un po' negativi stanno ritardando il gioco. L'Epic sta indagando su questi problemi e sta lavorando anche su un problema in cui l'icona dell'alberello può essere smarrita sulla mappa o la minimappa. Quindi, quando Allora, cosa succede? Adesso c'è il seme dell'alberello in questa nuova stagione. Questo seme si può piantare nella mappa e nella prossima partita troveremo al posto del seme un alberello che ci darà delle ricompense, delle armi, un po' come era prima, non proprio la tenda, però diciamo, il meccanismo è un po' quello, pianti e te lo ritrovi nella partita dopo. Ovviamente questo sarà più preciso perché la tenda bastava ritrovare una tenda, riequipaggiarla e ti ritrovavi il loot che avevi lasciato dentro. Qui nel seme invece devi andare nella posizione specifica dove l'hai messo e quindi tornarci. E sembra quindi che questo problema nella mappa non venga visualizzato l'alberello che ogni giocatore ha piantato e quindi non si riesca a ritrovare o si riesca a ritrovare difficilmente. Diciamo, è un problema un po' abbastanza importante per questo tipo di nuova funzionalità del gioco. Quindi la Epic sta indagando. I server sono quindi sempre offline, non è possibile giocare e non resta che aspettare. Ora vedremo se riusciranno per l'una o per l'una e mezza. Purtroppo, come sempre, sono tempi di attesa che non si sanno. Lavorano sulle novità del gioco, ovviamente possono esserci dei problemi di programmazione che poi devono cercare di risolvere. E niente, c'è chi dice anche alle 16, anche alle 14. Ricordiamo anche che nella stagione, l'ultima stagione, la stagione 2, mi sembra che reiniziò a giocare il pomeriggio verso le 4, se reiniziò a giocare, se non erro, se non più tardi. Quindi diciamo che potrebbe essere anche quella l'orario di sblocco dei server. Ok, con questo è tutto. Vi ricordiamo di mettere un bel mi piace. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, condividetelo e cliccate la campanella per non perdere gli aggiornamenti del nostro canale. Un saluto a tutti, ciao!